Ancora in un angolo particolare del Parco Riviera di Ulisse, ai confini quasi con la Campania, ci troviamo e abbiamo due pilastri o due colonne, o meglio forse organizzatori dell'ottava edizione Giano Trail, appunto Giano-Gianola. Allora, che ci presenta? Ha forse più età, forse più esperienza? Che vediamo chi è di voi più... Buongiorno, qua siamo in compagnia di Giuseppe Vellucci, con grande esperienza alle spalle nella dedica leggera. Niente, più di... solo uno come lui può... con l'esperienza che ha può raccontare... Come... perché gareggiava? Esperienza o come organizzatore? Come atleta. Perfetto, allora che ci dice? Ecco, bravo. Niente, quello che possiamo dire oggi, la manifestazione è riuscita alla perfezione come sempre, grazie all'appoggio di tutti i volontari qui presenti, di cui uno, Sandro Signore, che partecipa da una vita con la nostra associazione sportiva, gli atleti tutti felici e sorridenti come sempre, il percorso... da tutti per la bellezza sia paesaggistica che tecnica del tracciato. La manifestazione è andata alla perfezione, quindi penso che meglio di così non si poteva fare oggi. Non sono venuti meno alcuni per il problema ieri del forte vento? Evidentemente avranno pensato di... una decina di persone che per le avverse condizioni meteo delle loro regioni hanno trovato difficoltà stamattina a partire con l'apertura, chi per nevi, chi per altre cose, ce ne rammarichiamo, li aspettiamo a braccia aperte l'anno prossimo, perché sono degli amici che vengono tutti gli anni. Per il resto il clima non ci ha favorito tanto quest'anno, ci ha tolto un po' la bellezza del passaggio del fango. Come ho detto prima, percorso bellissimo, manifestazione riuscita alla perfezione, nessuno si è fatto male soprattutto, e questo ci rincuora alla grande. Adesso pasta party per tutti e viva il Giano Trail. Bene, allora signori, che ci dice ancora Sandro? Io cosa posso dire? Ha detto tutto Giuseppe. Una cosa voglio dire, i complimenti vanno al presidente Franco Morlando soprattutto, che si dedica sempre con grande amore a Pino Tempo. E riesce a coinvolgere organizzatori, amici, collaboratori nel percorso. È importante, vero, la presenza. A che serve essere in un punto particolare? Allora, ogni persona che è sul tracciato ha la sua importanza, perché anche per l'atleta che corre, trovare una persona amica lungo il percorso per indirizzargli la strada giusta, per dirgli pure manca un chilometro all'arrivo, mancano 100 metri, anche per essere rincuorare, siamo arrivati, quindi questo, come diceva Sandro, dobbiamo dire grazie a Franco, che c'ha una cerchia enorme di amici che ancora lo seguono e ci seguono, quindi ben venga tutte le persone, grazie anche al vostro apporto che tutti gli anni ci intervistate e rendete omaggio alla nostra gara con queste interviste, perché comunque è più visibile a chi ovviamente non può essere presente, poi no? Su YouTube, magari anche faccio scappare una battuta alla strafalcioteria, però anche questo, quindi grazie anche soprattutto a voi che siete qui presenti. Però vedo, ecco, non siete i primi che hanno fatto battute, si sentono più vivi di prima, si sentono di poter fare battute, sono allegri, non si sentono per niente stanchi, è importante. Ma la bellezza di questo sport è che è uno sport che lo fa chi veramente ha la passione. Chi non ha la passione per questo sport è inutile che si presenta qui la mattina. Qui viene gente che si deve divertire. No, c'è invece qualcosa per visitare, avere davanti agli occhi il panorama, gli alberi, la natura, il mare. Io quando dico per devono venire qua per divertirsi, intendo a livello tecnico, a livello paesaggistico, a livello culturale, perché uno e l'altro. Questa è una zona di grande cultura archeologica, qui ci sono delle cose meravigliose da vedere, quindi diciamo che è tutto bello. Si possono associare i due interessi. Certo, poi prima di lasciarti vorrei estendere un ringraziamento particolare agli amici Guardia Parco, al comandante, che ogni anno ci danno il loro supporto, ci aiutano, vengono il giorno prima a controllare quanto è il percorso. Civile, abbiamo intervistato i rappresentanti. Ringraziamo sia per quello che fanno oggi che per quello che fanno quotidianamente all'interno del mondo, perché se tutte queste
esiste e anche grazie al loro lavoro. Okay. Bene, anche perché se non fosse la presenza loro non potreste nemmeno realizzare, no? Giustamente. Bene, grazie tante, alla prossima edizione, o meglio, altre occasioni tipo Memorial Marchetti, no? Come ci no? Possiamo trovare. Grazie a voi come sempre. Buone cose.